Risposta anche solo nel merito, nel contenuto, sempre che la conosciate, siamo qui ad attendere. Grazie, è scritto a parlare il deputato Segoni, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, intervengo visto che ho un emendamento a mia prima firma che non ho potuto segnalare poc'anzi, che ha un contenuto molto simile. Questo si tratta di una definizione in questa legge in cui si adotta un artificio prettamente semantico in cui a norma di legge si va a cambiare nome a una cosa fisica ben definita. Il consumo di suolo è una cosa ben definita. Qui si introduce un concetto secondo cui io posso consumare suolo realmente, ma ai fini della legge posso dire di non averlo consumato. Poi avremo in futuro la politica che farà i conti con la realtà fisica che non può ovviamente andare a plasmare e avremo meno terreni che ci produrranno cibo da mangiare, dovremo importare cibo dall'estero e avremo edifici che finiranno sott'acqua perché siamo andati ad impermeabilizzare tutto il suolo che non potrà più fare da spugna. Grazie. Si è scritto a parlare il deputato Zaccagnini, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sì, la definizione quando è errata o superficiale è il modo migliore per successivamente taroccare i dati o desumere dati non corretti e quindi funzionali allo scopo e al vero interesse che si ha, che appunto non è quello di perseguire le finalità di questa legge che sta iniziando male e probabilmente finirà peggio. Vorrei però sottolineare a tutti i colleghi dell'Aula che effettivamente le parole del collega Zaratti sono assolutamente di buon senso. Quando si fa ostruzionismo pesante si viene criticati perché si vuole bloccare l'aula o i lavori parlamentari e quando si entra nel merito invece c'è il vuoto. Questo famoso vuoto silenzio parlamentare che forse dovremmo andare a descrivere e fare un po' di storytelling riguardo a questo vuoto, in qualche maniera definirlo, descriverlo, rendergli una dignità. Perché è quello che ci ha accompagnato principalmente nel corso di questi 3 anni. Quando si entra nel merito non si ha risposta o motivazione da parte della relatrice o da parte del governo. Ora, questa è una questione cardine, la definizione del consumo di suolo. L'ISPRA è stata chiara riguardo alla definizione che si deve adottare. Il minimo per chi siede in quest'Aula è esprimersi e motivare le proprie posizioni, tanto più se è la maggioranza a farlo e se queste parole diventeranno legge. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 2.12 De Rosa, parere contrario, Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Carloni, Osto, due che corrono, a Brignani, l'altro